Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo tanti mesi riprendiamo il nostro incontro faccia a faccia, non schermo a schermo, faccia a faccia. Questo è bello. L'attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza. Siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può. O si fa insieme o non si fa. Dobbiamo farlo insieme, tutti quanti, nella solidarietà. Questa parola oggi vorrei sottolinearla. Solidarietà. Come famiglia umana abbiamo l'origine comune in Dio. Abitiamo in una casa comune, il pianeta, il giardino, la terra in cui Dio ci ha posto. E abbiamo una destinazione comune in Cristo. Ma quando dimentichiamo tutto questo, la nostra interdipendenza diventa dipendenza di alcuni da altri. Perdiamo questa armonia della interdipendenza e della solidarietà e diventiamo dipendenti, dipendenza da alcuni da altri, aumentando la disuguaglianza e l'emarginazione. Si indebolisce il tessuto sociale e si deteriora l'ambiente. Sempre lo stesso modo di agire. Pertanto il principio di solidarietà è oggi più che mai necessario, come ha insegnato San Giovanni Paolo II. In un mondo interconnesso come il nostro, sperimentiamo che cosa significa vivere nello stesso villaggio globale. È bella questa espressione, no? Il grande mondo non è altra cosa che un villaggio globale, perché tutto è interconnesso. Però non sempre trasformiamo questa interdipendenza in solidarietà. C'è un lungo cammino fra la interdipendenza e la solidarietà. Gli egoismi, siano individuali, nazionali e dei gruppi di potere, e la rigidità ideologica alimentano al contrario strutture di peccato. La parola solidarietà si è un po' logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico. Di qualche atto sporadico di generosità, è di più. Richiede di creare una nuova mentalità. Una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni. Questo significa solidarietà. Non è solo questione di aiutare gli altri, questo è bene farlo, no? E di più, si tratta di giustizia. L'interdipendenza, per essere solidale e portare frutto, ha bisogno di forti radici nell'umano e nella natura creata da Dio. Ha bisogno di rispetto dei volti e della terra. La Bibbia fin dall'inizio ci avverte. Pensiamo al racconto della Torre di Babele, che descrive ciò che accade quando cerchiamo di arrivare al cielo, cioè la nostra meta, ignorando il legame con l'umano, con il creato, con i creatori. È un modo di dire, questo accade ogni volta che uno vuole salire, 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 senza avere conto degli altri, io solo, no?
Pensiamo alla torre. Costruiamo torri e grattacieli, ma distruggiamo la comunità. Unifichiamo edifici e lingue, ma mortifichiamo la ricchezza culturale. Vogliamo essere padroni della terra, ma roviniamo la biodiversità e l'equilibrio ecologico. Io vi ho raccontato in qualche altra udienza quei pescatori di San Benedetto del Tronto che sono venuti quest'anno. E quest'anno mi hanno detto: abbiamo tolto dal mare 24 tonnellate di rifiuti, del quale la metà erano plastica. Ma pensate, questi hanno la mistica di prendere i pesci, sì, ma anche i rifiuti e portarli fuori per pulire il mare. Ma questo è rovinare la terra, non avere solidarietà con la terra che è un dono, e l'equilibrio ecologico. Ricordo un racconto medievale che descrive questa sindrome di Babele, che è quando non c'è solidarietà. Questo racconto medievale dice che durante la costruzione della torre, quando un uomo cadeva, erano schiavi, no? Quando un uomo cadeva e moriva, nessuno diceva nulla. Al massimo, poveretto, ha sbagliato e è caduto. Invece, se cadeva un mattone, tutti si lamentavano. E se qualcuno era il colpevole, era punito. Perché? Perché un mattone era costoso di farlo, di prepararlo, di cuocerlo, tutto questo. C'era bisogno di tempo per fare un mattone, di lavoro. Un mattone valeva di più della vita umana. Ognuno di noi pensi cosa succede oggi. Purtroppo anche oggi può succedere una cosa del genere. Cade qualche quota del mercato finanziario, lo abbiamo visto nei giornali, sui giornali in questi giorni, e la notizia è in tutte le agenzie. Cadono migliaia di persone a causa della fame, della miseria, e nessuno ne parla. Diametralmente opposta a Babele è la Pentecoste, abbiamo sentito all'inizio dell'udienza. Lo Spirito Santo, scendendo dall'alto come vento e fuoco, investe la comunità chiusa nel cenacolo, le infonde la forza di Dio, la spinge a uscire, ad annunziare a tutti Gesù Signore. Lo Spirito crea l'unità nella diversità. Crea l'armonia. Nel racconto della Torre di Babele non c'era l'armonia. C'era andare avanti per guadagnare. Lì c'era un mero strumento, mera forza lavoro. Ma qui, in Pentecoste, ognuno di noi è uno strumento, ma uno strumento comunitario che partecipa con tutto se stesso all'edificazione della comunità. San Francesco di Assisi lo sapeva bene e, animato dallo Spirito, dava a tutte le persone, anzi alle creature, il nome di fratello o sorella. Anche il fratello lupo, ricordiamo. Con la Pentecoste Dio si fa presente e ispira la fede della comunità unita nella diversità e nella solidarietà. Diversità e solidarietà uniti in armonia. Questa è la strada. Una diversità solidale possiede gli anticorpi affinché la singolarità di ciascuno, che è un dono unico, irrepetibile, non si ammali di individualismo, di egoismo.
La diversità solidale possiede anche gli anticorpi per guarire strutture e processi sociali che sono degenerati in sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione. Quindi la solidarietà oggi è la strada da percorrere verso un mondo post-pandemia, verso la guarigione delle nostre malattie interpersonali e sociali. Non ce n'è un'altra. O andiamo avanti con la strada della solidarietà o le cose saranno peggiori. Voglio ripeterlo. Da una crisi non si esce uguali da prima. La pandemia è una crisi. Da una crisi si esce o migliori o peggiori. Dobbiamo non scegliere. E la solidarietà è proprio una strada per uscire dalla crisi migliori. Non con cambiamenti superficiali, con una verniciata così e tutto a posto. No, migliori. Nel mezzo di crisi, una solidarietà guidata dalla fede ci permette di tradurre l'amore di Dio nella nostra cultura globalizzata, non costruendo torri o muri. E quanti muri si stanno costruendo oggi? Torri o muri che dividono, ma poi crollano, ma tessendo comunità e sostenendo processi di crescita veramente umana e solida. E per questo aiuta la solidarietà. Io faccio una domanda. Io penso ai bisogni degli altri? Ognuno si risponda nel suo cuore. Nel mezzo di crisi e tempeste, il Signore ci interpella e ci invita a risvegliare e attivare questa solidarietà capace di dare solidità, sostegno e un senso a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Possa la creatività dello Spirito Santo incoraggiarci a generare nuove forme di familiare ospitalità, di feconda fraternità e di universale solidarietà. Grazie.